Non ti ricordo gli occhi, guarda, Leonardo. Mamma, veramente, gli occhi sono fantastici. Difficilmente si sarebbe salvata. Sì, quindi cosa ci racconta della sua vita? Eccoci, siamo qua a casa, mi sto morendo. Senti, se puoi fare. È quasi morto. Buongiorno! Siamo qua a casa del papà di Leo, alla fine. È la baita che sta ristrutturando. La baita che sta ristrutturando, dove ci sono un sacco di animali salvati. Finora penso che con la baita e tra gli animali hai fatto più lavori per gli animali che per la baita. La baita è ancora in ristrutturazione. Gli animali sono qua che stanno benissimo. Infatti c'ho qua in parte una cerva, così, tranquillo proprio. Adesso ci spiega un attimo Mauro perché questa vocazione, che fa per hobby privato. Che facciamo? Perché siamo io e la mia compagna Gabriella. Michele del futuro che vi parla, mi sono reso conto di non aver fatto alla fine una domanda a Mauro del perché fa tutto questo, perché mi sembrava sottinteso, lo si vedeva proprio dai suoi occhi, la volontà di aiutare gli animali. Non c'è un perché a tutto questo, non c'è un perché salvi gli animali, lo vedrete proprio dal video, traspare dalle sue azioni. Guarda che occhi che ha. Quanto beve? È come buttare in un tubo. Quindi questi sono tutti animali di salvataggio, insomma. Tutti salvati da situazioni proprio. Dopo ti racconta quella storia del pony, il pony che abbiamo giù è cieco. Praticamente il cane era di un cacciatore e aveva un tumore ai testicoli. L'ha portato dalla veterinaria e tieni presente che adesso lo ho lui a 16 anni. E sembra Mr. Magoo perché cammina male, poverito, è un po' incontinente, è un po' sordo, un po' cieco, le ha tutte. L'ha portato alla veterinaria dicendogli che aveva appunto tumore ai testicoli, gli ha detto: io ho preso un cane nuovo, questo non mi serve più, ammazzalo. La veterinaria ha detto: io sono contrario a queste cose, posso fare quello che voglio del cane? E lui gli ha detto: sì sì, fai quello che vuoi. A morale della favola, è stato operato, il cane è qui con noi, doveva durare 3 mesi, il cane era in condizioni pietose, giallo, l'abbiamo lavato più volte, è ancora un po' giallino, però si è ripreso la mano. Pensa, guarda, questo è un cane da caccia, guarda, cane da caccia. È il cane da caccia, vedi? Cerva, eh? Marley. Quando è arrivato io sono andato fino a Bologna a prenderlo, è con noi da lì praticamente anche 14 anni. Quando sono andato a prenderlo mi hanno detto: guarda che sto cane qua non è pronto per essere dato in affido, perché praticamente era inavvicinabile, non per cattiveria, per paura. Me l'hanno dato che era sedato e aveva tutti i rasta, è per quello che si chiama Marley, come Marley. Bello. E io ho detto: io ormai sono qua, me lo prendo comunque. E Gabriella mi ha detto: madonna, non è che magari morde? E io ho detto: guardagli gli occhi, ha degli occhi che sono di una dolcezza infinita. È stata un po' spaventata, ma sempre un po' di fidanza con le persone. Marley, amore. Tutti lì a prendere le coccole e invece lì a mangiare le foglie. Ma sai che c'era quando l'hanno portato, che è arrivato su da noi, era saltato giù dalla terrazza, che era un metro e mezzo di recinto, si è fatto anche male nella zampa. Ed è partito di corsa. Io al tempo ringrazio che l'amorosa di mio padre mi faceva far corsa al tempo. Gli sono corso dietro per penso un'ora e mezza. Bellissimo! Il maratoneta! C'ero io col fiatone, lui col fiatone che ogni tanto si fermava, era ok, aspetta, facciamo piatto e poi ripartivo, facciamo basta, fermati. Oh, ma prima eri tutta diffidente, cos'è sta cosa adesso, eh? Cos'è? Aiuto, c'ho l'attacco di un cane. Quando dico che ho due maiali vietnamiti mi dicono: ah, che belli, sì, quelli piccoli neri, adesso li vedremo. Neri sì, ma piccoli, ne parliamo. E li avevano portati a una festa campestre dove praticamente servivano, sai, come attrazione. Dopodiché, quando è finita la festa, non se li sono più riportati via. Gliel'hanno lasciati. Allora la gente del posto hanno fatto il possibile per poterli seguire, quelli li tenevano anche bene, cioè non è che, però cercavano di poterli dare da qualcuno, perché proprio non è che potevano continuare. E allora prima avevamo preso la femmina e l'abbiamo portata qua, dopodiché mentre era qua c'è stata Vaia. Vaia è praticamente una tempesta, che ha tirato giù piante, anche qua è stata una devastazione di piante cadute tutte quante. Noi siamo arrivati su. Per fortuna quella sera non siamo riusciti a venire su causa la strada che era chiusa da frane e cose del genere, perché probabilmente saremmo morti sopra le piante. Siamo arrivati il giorno dopo, piante dappertutto, avevano schivato la casa, il fienile, tutto quanto. L'unica
pianta mi ha beccato la casetta della maialotta. Ho detto adesso è dentro schiacciata. Quando siamo arrivati c'erano capre e asini con gli occhi come i fanali di una 500 che erano terrorizzati. Invece la maialotta si era salvata perché fortunatamente la casetta ha messo qualche trave in più e praticamente ha tenuto. L'unico problema era che lei non riusciva a venire fuori da sto intrigo di piante. Noi dovevamo scavalcare per una decina, 10-15 giorni, scavalcare e portargli da mangiare. Dopodiché l'abbiamo tirata fuori e portata in casa, che è in fase di ristrutturazione la casa, e praticamente avevamo una camera per lei. Nel frattempo è arrivato il maschio, l'abbiamo fatto sterilizzare in questa stanza, sono rimasti lì circa per un paio di mesi. E poi dite a me che c'è una stanza eretice, che è la stanza per il maiale poverino, che ha dovuto recuperare. Quando ho incominciato a trovarlo, in casa è stato il maiale in soggiorno nel pieno, è fatto male. Ma cosa? Perché ci sono in soggiorno? Ehi, ciccione! E niente, dorme. Ecco, questi praticamente mangiano, dormono, fine della loro vita altamente stressante. Guarda che all'inizio avevo anche un po' di paura, perché ti dico, il maschio sembra un cinghiale dal davanti, ma gli gratti il naso, sono veramente molto affettuosi anche i maiali. Tutti i nostri animali ovviamente hanno un nome, non è che sono schedati con un numero. Grande. Dante e Wanda sono i due maiali. Dicevo Agostino, no? Uh-huh. E non sappiamo ancora, e non sapremo mai probabilmente, se è stato appunto una zecca o cosa. L'ho trovato che era messo veramente male, la veterinaria, con cortisone e varie cose. Ce l'ha tirato un po', diciamo, di squadra, però è rimasto mezzo rimbambito. All'inizio camminava solo in tondo. Ah. Camminava solo in cerchio. Ogni tanto va giù, mi mangia tutte le crocchette dei cani e poi sta male. È un'avventura costante praticamente stare qua. Ma ti dico Michele, prima ero lì che stavo aiutando mio papà a sistemare la recinzione e c'era lui che veniva a mangiarmi i pantaloni e io che gli facevo, no, basta, lo spostavo, si arrabbiava e mi dava dentro con la testa e rimetteva a mangiare pantaloni. Strabello! È proprio, è così, è un personaggio insomma. Tra parentesi, che io non so se l'ha fatto apposta per dirmi qualcosa, tra le varie capre che ha avuto mio papà, una l'ha chiamata come me. Non so cosa! C'è anche Leonardo, sì. Ah, sì, capra, sì, che sì. Si chiama Leonardo. La capra Leonardo, sei contento? Non vedevi l'ora tu, Lo sento qualcosa tipo una frecciatina. Diciamo per chi ti conosce che abbiamo anche l'asina che si chiama Clarabella. Esatto, Clara è la mia fidanzata. Quindi insomma, bellissimo. Il gallo si chiama Michele. Davvero? Sì. Ok, ci sono pure io qua, raga. Il gallo ecco, l'ho appena sentito. È dentro. L'ho appena sentito che ha fatto chicchi. Il gallo si chiama Michele, che è venuto da noi anche lui perché dove era dava fastidio. Ah, ecco. Quindi non lo volevano più? No, non loro, i vicini. Devo abbassare la voce, raga. La storia di Sissi. Sì. Come si chiama lei? Si chiama Sissi? Si chiama Sissi, sono la principessa. La principessa Sissi. Del luogo, vero? Il tuo nome è stato dato apposta. Sissi è arrivata qui con noi un pomeriggio, che praticamente è stata investita da una motocicletta. L'operaio del comune, sapendo come noi trattiamo i nostri animali, ci ha chiesto se eravamo pronti per poter fare qualcosa per questa cerva. Ce l'hanno portata qui. E quando ce l'ha portata, l'avevano coperta con un telo, è arrivata che era insanguinata e aveva il femore destro qua dietro rotto, l'abbiamo saputo poi dopo dalla veterinaria perché lì al momento non si riusciva a capire, e questa giuntura che gli è rimasta un attimino un po' più gonfia dell'altra, a questo qua del comune mi ha detto, non serve neanche scaricarla che è morta. Ho detto, guarda che muove il naso, non è morta. Allora l'abbiamo scaricata e praticamente portata, aveva neanche un mese di vita. Portata su nella stalla, non stava neanche in piedi. Abbiamo provato a dargli latte ovviamente di capra, non latte vaccino perché per loro non è digeribile, latte di capra comperato perché noi dai nostri animali, ripeto, non prendiamo niente, e il latte di capra costa come la droga, ha un costo veramente, però ci hanno aiutato anche la sezione cacciatori, e morale della favola, non stava in piedi, allora gli ho fatto un imbrago in modo che durante il giorno, un'ora e mezza, la appendevo a questo imbrago che faceva un po' di ginnastica con le gambe. Un po' alla volta recuperato, e la veterinaria come la polizia provinciale ci avevano detto che difficilmente si sarebbe salvata. A vederla così mi riempie veramente il cuore.
gelosa. È gelosa. È un po' gelosa delle coccole che sto facendo alla cerva. Sì, vabbè, ho capito. Te vuoi attenzioni, ok, va bene. Carlotta, cos'è sta confidenza? Guarda la bocca storta, mi guarda. Guarda, è la più feroce di tutti. Sì, lei cerca le coccole. Ma quanto si vede. Ma è bellissimo sto cane bianco. No, ti ricordo negli occhi, guarda, una dolcezza. Mamma, veramente gli occhi sono fantastici. No, non voglio darti baci, io non voglio, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, ma non mi piace, non mi piace. E niente, non stava neanche in piedi, una volta ogni 3 ore bisognava dargli il latte, giorno e notte, di conseguenza sveglie, alzarsi, dargli il latte, tornare a letto e poi alzarsi di nuovo, massimo 4 ore insomma. E lei si beveva il suo latte. E con l'imbrago durante il giorno la appendevo, diciamo, tipo girello per i bambini, e così esercitava un po' l'uso delle zampe. E dopo un po' alla volta recuperato, la veterinaria, che è una ragazza splendida anche per tutto quello che fa per noi, ci aveva detto: sai che io sono contraria, però nelle condizioni che è, io vedrei, varrebbe la pena forse fargli la puntura dell'eutanasia. E ho detto: no, mi rifiuto. E d'accordo ovviamente con Gabriella, la mia compagna, ci rifiutiamo di far questo, cerchiamo di fare tutto il possibile per rimettere in sesto. E il risultato è questo. Anche la veterinaria ci ha detto che abbiamo fatto un miracolo, non è più possibile rimetterla in libertà perché comunque il 100% delle zampe non lo riacquisterà mai, e dopo ormai ha talmente tanta confidenza con l'essere umano e con i nostri cani che metterla in libertà vorrebbe dire metterla alla morte. Sarebbe rischioso. Un cacciatore mi ha detto: anche se la rimetti in libertà, mi ha detto, mettigli un collarino, qualcosa che sia riconoscibile, perché altrimenti qualcuno gli tira un colpo. Però anche tempo fa, che io l'avevo liberata qui, che il recinto non era ancora sicuro al 100%, io ho detto a Gabriella: non glielo metto il collare, perché gli ho detto: se scappa può avere difficoltà, magari si impiglia da qualche parte, poi dopo cresce, il collare magari rimane stretto. Gli ho detto: piuttosto se scappa che vada così com'è. Sì. Avete fatto una cosa bellissima per questo animale, infatti si vede che proprio sta crescendo da Dio, e io l'ho vista salire le scale addirittura. Sì, veramente. Cose che dici, ma boh, a me sembra veramente super in salute. No, ma guardala, cioè, dai. Cosa stai toccando lì? Oh mio Dio. Ormai si è affezionata, fa parte della famiglia. Sì. E adesso ormai rimetterla in natura sarebbe rischioso per lei, più che altro. Certo, perché è troppo confidente con animali che potrebbero essere selvatici. Anche gli esseri umani. E anche gli esseri umani, esattamente, che sono cacciatori e cose del genere. Quindi hai avuto ovviamente i permessi dal prefetto della provincia per mantenerla come privato, sì, giusto? Sì, per averla in affido, diciamo. Dicono di guardare il tuo naso, che dicono che è un po' simile alla pelle dei serpenti. È vero, cioè i quadratini, sì, i puntini, che sembrano squame. È vero, da vicino sì, fammi vedere il nasino. Cioè le squame, un serpente. Serpenti mi mancano qua. È vero, ti mancano solo i serpenti. Gabriella sarebbe proprio contenta adesso. No, comunque ci sono gli orbettini. Cioè, sembra il tuo famiglio. Harry Potter. Sì, veramente, sembra il tuo patronus. A Natale ci metto sulle lucine. Cosa controlli? Mi viene a controllare. Sto facendo il video giusto? Piace? Sì, va bene. Vedi anche tutte queste casette qua, praticamente sono tutte casette, sì, che avevano magari da qualche parte dove stavano ristrutturando, e mi hanno sempre detto: se vieni te la smonti, te la puoi portare via, cosa che io ho sempre fatto. Ma quindi, cioè, qua è tutto costruito comunque da voi? Sì. A mano? Certo. Oh, la Madonna! No, questo non l'avevo capito. Se non sbaglio, non mi ricordo se sono 2000 o 20.000 metri di bosco. 22.000. Ah, 22.000, ok. 22.000? Sì. Cioè, quindi è tutto vostro, cioè questo angolo, e anche dopo? Sì, e anche qua sopra. Lì sopra sia da dove siamo venuti, ma anche la via. Il problema qua è l'inverno, che diciamo in padre, cioè vengono 4-5 metri di neve. E come fate con l'inverno? Spalare inverno, via. Porco Giuda! Guarda, ce n'è una con una. Questa qui è la casetta là. Cioè, vabbè! Bellissimo! Ma veramente, si è proprio addomesticata proprio alla grande. Come se fosse grata di quello che avete fatto per lei. Cos'ha da dire lei a sua disculpa? È un po' ingorda, devo dire, eh? Insomma. Guarda, io ho messo tutta la valigia. Il bambino bisogna mettere. Noi avevamo preso 4 capre, salvate anche da una situazione che era un po' seguite male, insomma, diciamo, no?
mi ha preso queste quattro capre, io ignorante come una capra ma è un'offesa per loro, avevo fatto una recinzione veramente ridicola, sono durate due giorni, dopodiché sono scappate. Eh certo. Allora, riprendere quattro capre in libertà che non ti conoscono, hai voglia, io ci ho provato ma non ce l'ho fatta. Sono rimaste quattro mesi libere qua in giro, noi sapevamo dove erano, li portavamo da mangiare, però dopo dovevi allontanarti quei 2-3 metri in modo che loro si avvicinavano e mangiavano. Sono stato in giro 4 mesi, la prima nevicata che ha fatto era 3 cm, erano tutte e quattro davanti al cancello. E sembrava dei bambini che gli scappava la pipì. Spiego, io una volta ero un carnivoro, ma veramente a livello alle grigliate per fermarmi dovevi spararmi. 3 anni fa è nata Cuore, che era la figlia, diciamo, delle quattro capre che ti dicevo prima. Quando è nata lei, io ho avuto un click, da allora non ho più mangiato carne. Ah, è proprio... Ma non è che mi manca questa cosa, non è che ho fatto fatica. Ti è venuto naturale smettere di mangiare la carne? Ti dico che dopo 2-3 giorni io lavoro in cantiere, ero in un cantiere dove c'erano altri operai che si sono fermati a mezzogiorno, si sono fatti il panino con la mortadella, che la mortadella ha un profumo comunque... Io ho dovuto cambiare stanza, mi ricordavo l'odore dell'obitorio. Non è detto che io rimanga vegetariano per tutta la vita, certo, magari certo. Cambio anche idea, però adesso come adesso proprio... Non senti proprio... No, niente. Ho capito, niente, belle, belle queste storie. Ma lei è ancora viva? È ancora chi? La capretta Cuore, che è nata? No, no. Cuore? Cuore ha avuto praticamente una malattia che anche lì le abbiamo provate tutte, aveva perso addirittura parte delle zampe dietro. Poverina. E anche lì l'abbiamo curata, sono andato in farmacia, che anche la farmacista mi dava anche le bende così, sapendo per cos'erano. Ogni tanto me le dava anche per niente, e cioè sono stati aiutati anche sotto quell'aspetto lì, però dopo lei è morta, purtroppo è morta fra il resto l'anno scorso, e l'ho seppellita il giorno del mio compleanno. Cavolo. Per me è stato i compleanni toccante, te la ricorderai, sì, insomma, sì, da sì, qua, sì, sì, sì. E però adesso abbiamo Trottoli, che si chiama Olga, che è la figlia di lei. Ah, comunque c'è la figlia. Che anche lei l'abbiamo tirata su sempre al latte di capra, perché la mamma appunto era venuta a mancare. Che lei ragionava con le capre, partiva di corsa e saltava sulla schiena del pony per guardarsi attorno, e poi risaltava in giro, correva, poi bella. Saltava su, faceva da vedetta e poi ripartiva. Che bel ciuffo che c'è. Quello è Camillo. È Trottoli. Eccolo qui, i Trottoli. Cioè, ma tutti animali, uno più coccoloso dell'altro ci sono qui. Ah, sì. Questa è Claudia, ognuno c'ha il suo nome. Sì, questa. Mi sono Claudia io. Mamma, già neanche tu i pantaloni, smettetela. Cioè, è un cantante rock. Perché non gli mangi su qualcosa. Bellissimo lui. Mi piace un sacco Camillo. Madonna. Mi sento un po' seguito. Mi sento tenuto d'occhio. Non sanno chi sei, devono... Non sanno chi sono, né? Mi sta tenendo d'occhio. Che belle cornone che hai tu. Wow. Filo del microfono, adesso lo mangiavo. Quella via, vedi, per dirti Caterina, no? Che è quella bianca e nera che vedi là in fondo. Quella è una razza qua praticamente del posto. Ah. Dovrebbe essere perfettamente bianca e perfettamente nera a metà. Lei ha le macchie invece che non sono conformi, andava abbattuta. E allora abbiamo detto la compriamo noi, ce la siamo presa. Se la volevano abbattere perché non era conforme? Perché sì, andava a rovinare quella che era la razza, no? Quindi piuttosto che però farla sopprimere, l'avete presa voi? Sì, sì, certo. E lì invece c'è Serafino, il pony che ti dicevo prima. Andiamo a vederlo. Il pony ha problemi alle zampe, perché praticamente quando è arrivato non gli avevano mai tagliato gli zoccoli, no? Le unghie. Ah, era stato... Gli si sono deformate le zampe, adesso poi siamo riusciti a recuperarlo, adesso doveva venire il maniscalco a rifargli l'ennesimo trattamento, e in più è cieco. Dove l'avevano messo? Hanno messo filo spinato, lui si è punto con gli occhi e non l'hanno curato. Cavolo! Allora, infatti, se guardi da vicino, gli occhi sono bianchi. Sì. Poi c'è anche la frangia, quindi non si vede. E più c'è quella frangia, quindi anche ci vedesse. Poverino! Serafino lui si chiama. Sei un poemo. E tu, Camillo, cosa vuoi? Questo è come un cane, quando lo coccoli poi ti dà la zappa, però. Eh? Oggi sono un cantante rock, lasciami stare. Sono nella mia fase ribelle. Di guarda che ciuffi che mi sono fatto venire. E lui praticamente, lui e suo fratello, Geremia, che sono praticamente due gemelli, sono stati allevati da un'altra caprona, che era Morgana, che era qui con noi anche lei, che è morta alla 16 anni. È fatto da mamma adottiva a loro. E dopo lei, Morgana, ha avuto Leonardo e Raffaello. Leonardo, scusa, Raffaello, Donatello, sì, certo, come scusa. Aiuto, no, è arrivato un nuovo, aiuto, sta sotto, no, sopra, sotto, sotto,
Sotto? Ah no, si deve grattare. È sopra, perché sennò non canta. Okay. Sotto Petra. Ah certo. Ma perché? Perché ti ho messo il microfono? All'inizio gli asini erano tre. C'era Clarabella, la più grande, Orazio e Nina. No, Adelina, pardon. Erano destinati al macello pur avendo neanche 2 anni di età. E all'inizio abbiamo detto alla veterinaria forse è meglio il maschio farlo sterilizzare. E la veterinaria ci ha detto ma no, sono giovani, lasciamolo un attimo ancora tranquillo. Ha castigato tutte e 2 le femmine e difatti adesso gli asini sono diventati 5. È nata Nina e Enrico. Nina è nata una domenica, ero qua e praticamente mi sono accorto che la mamma Adelina era sdraiata a terra e aveva difficoltà nel parto. Io non è che ho mai assistito o comunque aiutato nessuno in un parto e allora ero al telefono con una nostra amica che è anche una malga con degli animali e lei praticamente telefonicamente mi spiegava cosa fare e io ho aiutato Nina a venire al mondo. Panico. Un'esperienza però ti dico unica, unica veramente. Allora dovevo prendere per queste zampette che erano sbucate dal davanti e quando vedevo che l'asina aveva un po' di forza per spingere aiutarle a tirare, ma non più di tanto, ovvio, perché altrimenti spezzi le gambe all'asinella. Quando è venuto al mondo per me è stata un'esperienza unica. Invece Enrico, che è nato 6 mesi dopo da Clarabella, lì si è mangiata lei, perché noi siamo arrivati che il maschietto era già. Quindi insomma cioè, sei partito con un paio di salvataggi e poi dopo alla fine sterilizziamoli, ma... No, riescono sempre ad anticipare la cosa. Esatto, ti hanno sentito, allora di nascosto esatto. Si sono moltiplicati. Esatto. E quindi adesso però hanno tutto questo spazio loro, cioè sì, questo, sì. Cioè più che un recinto veramente, è un bosco tutto per loro, cioè... Non riesco neanche a inquadrare tutto perché veramente questo è tutto a loro disposizione. Ti ha un po' mandato a f***o. Beh, grazie di aver seguito questo video, grazie appunto a Mauro, Leo, Gabriella, a tutti quanti quelli che sono qua e che tengono appunto questi animali. Grazie dell'intervista e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Ciao Leo, forse esce anche il mio. Forse esce anche il tuo. Che stare lì che non rispondo se sparite. Siete stati su Agripet Garden? Questo negozio di animali è il mio sponsor. Prima di tutto diciamogli un grazie che sostengono questo canale con la loro immagine. Ma cos'è Agripet Garden? È un negozio di animali in provincia di Padova dal quale ho sempre comprato tutti gli insetti da pasto e le decorazioni dei terrari per tutti i miei animali. Le spedizioni possono essere fatte online pagando il corriere solamente 6,50 euro. Personalmente non ho mai avuto problemi con questa azienda che opera nel settore da ormai più di 40 anni. Quindi ovunque voi siate in Italia andate a fare un giro sul sito www.agripetgarden.it. Questo è un negozio di animali che si prende la cura di tutti i vostri animali, dal pesce rosso al cane, ai rettili, quelli di cui parliamo in questo canale. Era che fare con loro è un'esperienza talmente facile, guarda, c'è, ti fa pure fare la cacca sulle colline, guarda, c'è anche il tipo lì, tutto rilassato, guarda, vedi, cioè altro che yoga, vai su Agripetgarden e non ne rimarrai deluso.